Ciao a tutti amici di Roma Scafoccia, siamo qui con molto ritardo per parlare della partita dell'Inter, però come vedete la location è cambiata, sto facendo un po' di stravolgimenti nella vita privata, quindi abituatevi a questo, un po' di stravolgimenti nel retro Diego, insomma. Siamo qui per parlare di Inter-Roma, una partita che ormai è stata iperanalizzata nei giorni scorsi. C'è chi ha parlato di una partita giocata interamente dall'Inter, non è vero. C'è chi ha parlato che l'Inter c'era un rigore netto su Lautaro e che quindi l'arbitro, non è vero. C'è chi ha detto, eh sì, ma la Roma ha avuto un blackout. Sì, ma boh. Andiamo a parlare veramente la partita è stata una bella partita, una partita tra due squadre forti. L'Inter, secondo me, ha dimostrato di essere nei giocatori migliore della Roma, perché la differenza enorme tra il secondo tempo di Lukaku, la prima parte del secondo tempo di Hakimi, si è fatta sentire, nel senso che purtroppo la partita ha detto che Lukaku è un centravanti che tiene da solo in piedi una squadra, mentre Edin contro l'Inter ha avuto difficoltà. E il derby, cioè il derby, non il derby, poi parleremo del derby. La sfida sulla fascia tra Hakimi e Spinazzola è stata stravinta dal laterale dell'Inter, che il secondo tempo ha capovolto completamente la partita. Una Roma buona che il primo tempo aveva messo sotto pressione l'Inter, che aveva avuto con Lukaku un'occasione enorme, ma Paolo Lopez fa una parata impossibile da prevedere. Lukaku colpo di testa da 20 centimetri, Paolo Lopez spicca un volo di istinto, colpo di reni, colpi, boh, ditelo voi, perché ha fatto veramente una parata enorme. Tiene la Roma con il risultato. Roma che era andata in vantaggio con Pellegrini su un tiro da fuori deviato, su un'ottima ripartenza della squadra giallorossa. Roma che poteva fare un po' di più magari lì davanti, ma inizia il secondo tempo sull'1-0, una partita comunque fisica, una partita in cui grande merito nel primo tempo era da dare a Smalling, che aveva completamente annullato Lukaku. Ma ora direte: no, parliamo d'arbitri? No, non vogliamo parlare di arbitri, non voglio scendere nel dettaglio del rigore Lautaro, rigore Mkhitaryan, perché secondo me questi sono rigori che non si devono dare, nessuno dei due, tutti e due i giocatori hanno tempo per prendere la mira, tirare. Il difensore non può smaterializzarsi dopo il contrasto, quindi quelli sono due rigori che non ci sono. Come probabilmente non c'è il giallo di Lukaku su una ripartenza Roma che ferma Smalling con un intervento falloso, ma non da giallo. Ma quello che secondo me cambia completamente e stravolge il volto della gara è il giallo a Smalling a fine primo tempo per una trattenuta reciproca tra lui e Lukaku, che quello di solito non è fallo, semplicemente lascia andare l'azione. La palla era stata presa in possesso dal portiere della Roma sul retropassaggio di Smalling. Non c'era un vero e proprio fallo da nessuna delle due parti, perché Smalling strattona Lukaku, Lukaku si attacca al collo di Smalling. Non, quello è un fallo reciproco e di solito si passa oltre. Non solo viene fischiato il fallo, ma viene considerata una chiara occasione fermata, e quindi Smalling viene ammonito. E non potendo più fare quel gioco pressante e aggressivo che aveva avuto nel primo tempo, Lukaku il secondo tempo si trova libero di svariare, marcato da un Ibañez che non ha giocato male, ma che si vedeva non propriamente a suo agio ad andare a pressare sulla palla lunga dell'Inter, che poi sulle palle invece giocate corte Smalling riprendeva la posizione su Lukaku, ma sulla palla giocata lunga in profondità non riusciva più a provare l'anticipo, rischiando un secondo giallo che sarebbe uscito sicuramente dal taschino dell'arbitro qualora ci fosse stato un fallo, e in previsione del derby la giornata dopo giocare senza Smalling sarebbe stato pesante. Fonseca mette il secondo tempo Ibañez su Lukaku, e guarda caso le due azioni vengono proprio dal lato di due gol vengono dal lato di Ibañez, con il primo gol che scaturisce, ok, da un calcio d'angolo che probabilmente non c'è dal lato di Ibañez, che era andato in pressione su Lukaku, e il secondo gol c'è un buco enorme sulla destra della Roma, perché Ibañez va in pressione su Lukaku, palla a Lautaro, Smalling non può mandarlo a giocare col frigorifero perché è già ammonito, quindi non può buttarlo per terra, non può fermarlo, non può far nulla. Lautaro la mette dentro per Hakimi, e Hakimi si ritrova completamente solo perché Ibañez è uscito. Quindi secondo me il giallo a Smalling, che non c'era mai proprio nella vita, condiziona completamente l'inizio della gara della Roma. Roma che fortunatamente con i cambi di Fonseca si risistema, con Cristante al posto di Veretout, che non ce la faceva più, aveva finito le batterie e si vedeva,
risistema un po' l'equilibrio del centrocampo e trova un pari con un colpo di testa su, che è un po' la specialità dell'Inter, un colpo di testa di Mancini su calcio d'angolo, su cui l'Inter è riuscita addirittura a protestare per un fallo del difensore della Roma, quando in realtà staccano entrambi di testa, Mancini è notevolmente in anticipo, ovviamente si appoggia un pochino con, nello slancio, ma quello non è mai fallo, perché comunque ricordiamo che comunque il calcio è uno sport di contatti. Detto questo, ho sentito tanti giornali dare contro sia all'arbitro, ma soprattutto ai cambi di Conte. Cambi di Conte che sono stati molto conservativi, perché lui toglie Hakimi e toglie Lautaro, quindi l'Inter si abbassa. Anche vero che comunque la Roma stava spingendo già da 10 minuti prima, perché è stato fatto passare che praticamente i cambi di Conte hanno ucciso l'Inter. In realtà no, la Roma ricomincia a riattaccare subito dopo il secondo gol dell'Inter, se non sbaglio è al 71esimo. E negli ultimi 20 minuti chiude dentro l'area nerazzurra la squadra di Conte, che poi prende il gol sul calcio d'angolo di Mancini. Probabilmente con 5 minuti in più la Roma l'andava anche a vincere. Cosa dire, criticità di questa gara? Una Roma che fa un punto secondo me buono, perché comunque giocavi contro la squadra favorita della Serie A, un punto che ti muove la classifica, nonostante il grande campionato della Roma sei ancora lì, e se Atalanta e Juventus recuperano vincendo le gare che devono giocare ti ritroveresti quinto, quindi forse due punti pesano, i due punti di Sassuolo non meritati, perché sappiamo tutti come è andato l'arbitro, il punto di Verona che si spera possa rientrare, perché insomma è un po' ridicolo che il Napoli non sia stato penalizzato, Napoli che tra l'altro proprio in questi giorni ferma 5 giocatori dell'Empoli grazie alla ASL prima della gara di Coppa Italia, e stanno facendo un po' quello che vogliono con l'ASL di Napoli giù, e niente, quindi la Roma si ritroverebbe potenzialmente quinta dietro Inter, Milan, Atalanta e Juventus nonostante il buon campionato. Domenica c'è il derby, anzi venerdì, quindi praticamente oggi, perché il video oggi o domani, a seconda di quando uscirà il video, ma siamo in netto ritardo, però purtroppo impegni personali. C'è il derby, come arrivano al derby? La Lazio ci arriva con una vittoria striminzita contro la Fiorentina, che ormai non fa più notizia che perde, quindi una Lazio che sicuramente non è la squadra forte e fortunata dell'anno scorso, e la Roma ci arriva con un buon punto che comunque fa, secondo me, psicologia, perché non perdere punti contro l'Inter ti dà quella cosa in più, ma arriva sicuramente con un Edin Dzeko da ritrovare e con un Villar ancora una volta enorme, che probabilmente adesso è il vero titolare di questa squadra. Per Edu Villar, abbiamo Spinazzola sulla sinistra, la formazione sarà questa. Io con questo vi lascio, perché non ho più niente da dirvi, ripeto, la gara è stata analizzata tantissimo, speriamo di essere felici dopo il derby, ci saranno novità non solo sulla location, probabilmente dai prossimi video, ma introdurremo un personaggio in più che mi aiuta a fare la disamina sulla partita della Roma. Ragazzi, io vi saluto, e con Roma Scapoccia è tutto, alla prossima, e mi raccomando, anche voi non credete a tutto quello che vi dicono, perché no, l'Inter non ha perso né per colpa di Conte né per colpa degli altri. Ciao.